God of War e Dante's Inferno. Un pelato squartadei e un crociato fallito. L'Olimpo contro l'Inferno. Zeus contro Lucifero. Chi la spunterà? Secondo le vostre votazioni, in questa terza puntata di Game Versus mettiamo a confronto il terzo God of War, perché mi sembra giusto essendo uscito più o meno lo stesso periodo di Dante's Inferno, e appunto quest'ultimo titolo che è rimasto nel cuore di molti. Tutte le considerazioni seguono il mio gusto personale, amici, quindi non c'è nulla di obiettivo, e scusate se qualcuno se la prende, mi muovo comunque perché questo copione poteva durare veramente molto, ma ho deciso di scrivere di meno, ma comunque concentrare le parti più interessanti, perché non voglio far durare un video 20 minuti. Come vedete sto cercando di stringere sempre di più la durata dei video. Detto questo, non mi perdo ulteriori chiacchiere e direi di iniziare. Ah, attenzione agli spoiler! Da un punto di vista strettamente personale, God of War è immenso. Santa Monica Studios è riuscita a creare un universo videoludico in cui coesistono più pantheon di divinità, e nel terzo God of War vediamo la fine di quello greco. Incredibile come i personaggi siano stati caratterizzati e inseriti nella trama, senza però spodestare quelli che sono i canoni della mitologia greca. È questa la cosa bella dei due titoli, e entrambi si ispirano a qualcosa, ma si differenziano da essa e non seguono passo per passo quello che accade. Comunque Kratos, ripresosi e caduto nuovamente nell'inferno, viene pervaso come non mai da rabbia e dolore che lo guideranno in un viaggio in cui ammazzerà divinità e titani senza pensarci due volte, fino ad arrivare da Papa Zeus. La cosa che mi ha fatto amare questo God of War è la caratterizzazione di Kratos. Il fantasma di Sparta per me è l'impersonificazione della furia che si abbatte sugli dei, un ciclone di vendetta che spezza l'Olimpo. Siccome ho deciso di parlare solo del terzo capitolo, lasciatemi dire che è così che una trilogia andrebbe chiusa, con uno scontro finale tra Kratos e Zeus, che farebbe impallidire tanti altri combattimenti nella storia del videogioco. Ecco perché God of War 3 è il mio preferito. Anche Dante's Inferno si ispira a qualcosa, chiaramente alla Divina Commedia. Ciò quindi ha spianato maggiormente la strada alla Visceral rispetto all'enorme fatica di Santa Monica di creare qualcosa di più originale. Guai a dire che è interpretato male, però, perché secondo me il concetto di Dante che deve scendere negli inferi e riprendersi Beatrice dalle grinfie di Lucifero, con un doppio obiettivo però, perché allo stesso tempo deve purificarsi dei suoi peccati, è strutturato bene. Infatti Lucifero fa tutto per un secondo scopo. L'unica cosa che mi fece storcere un pochino il naso è il non passare per il paradiso. Però, anche se non viene mai menzionato nel gioco, me ne sono fatto una ragione ipotizzando che magari nel Regno Celeste non è messa alcuna violenza. E per quanto riguarda i personaggi, invece, non ho nulla da dire, ho già detto che sono caratterizzati bene, se non che, non ve lo posso mostrare, però per chi non ha mai giocato Dante's Inferno, il pene gigante di Lucifero mi disturbava. In questa parte è scontato quale sia il migliore, ma voglio comunque lodare Dante's Inferno. Non era facile riprodurre un gameplay variegato come quello di God of War, cui Visceral Games si è chiaramente ispirata. Eppure ci sono riusciti, a differenza di Splatterhouse, che per quanto lo abbia amato, è stato un action inferiore sia a Dante's Inferno che a God of War. E tra l'altro mi sembra che è uscito sempre nel 2010, ma una decina di mesi dopo. Dante's Inferno ripropone molte meccaniche di God of War, le casse da aprire, le arrampicate, persino la telecamera fissa e le corse sui muri sono uguali, i quick time event per eliminare i nemici, insomma chi più ne ha più ne metta. Nonostante tutto il combat system è divertente e frenetico, con combo sia aeree che da terra, molto sceniche e spettacolari da vedere grazie alla falce che Dante ha sottratto alla morte, come se non bastasse egli è dotato anche di un crocifisso con cui può assolvere le anime peccatrici o condannarle del tutto, che nel suo moveset però sono gli attacchi a distanza. Dante inoltre può far salire di livello le due armi in modo da sbloccare altre combo spettacolari che infliggeranno più danni, e chiaramente sbloccheranno nuove animazioni con esse. Passiamo ora al capolavoro di Santa Monica. Ok, magari hanno più esperienza e più tempo, ma è innegabile la superiorità di God of War nel combat system, la soddisfazione che si ha nell'aprire un nemico e soprattutto la varietà di armi a disposizione di Kratos. Il suo arsenale è composto dalle iconiche lame del caos, le falci di Ade, Cestus di Ercole e la frusta di Nemesi. Importanti da menzionare anche oggetti come l'arco di Apollo, la testa di Elio o, per dirvene un'altra, le calzature di Hermes. Ora, ogni arma ha il suo moveset e le sue combo. Si sbloccano portando sulle armi di livello, così come gli oggetti e la loro superiorità numerica conferiscono un gameplay oltre che più vario, sicuramente più divertente e mai noioso. I Cestus sono poi troppo divertenti, vi giuro li ho adorati, sono quelli che personalmente utilizzavo di più. Invece la vostra arma preferita di questo God of War qual è? Comunque, per quanto io mi sia divertito in Dante's Inferno, anche qui il mio voto va a God of War, che oltretutto si pone involontariamente come una sorta di maestro spirituale di Dante's Inferno.
Ok, ragazzi, qui non uccidetemi. Per gusto personale, ve lo dico, cioè ve lo spoilero, è l'unico punto che va a Dante's Inferno. L'Olimpo è bellissimo, la direzione artistica del gioco è obiettivamente superiore e il lavorone di Santa Monica si vede tantissimo. L'Ade è costruito da Dio, così come Olimpia e tutto l'Olimpo stesso. Insomma, il level design è assolutamente mozzafiato in un'opera come God of War, anzi, ripensandoci, penso che molte persone sottovalutino il mondo di gioco. Le creature stesse hanno un'importante caratterizzazione e soprattutto sono varie. Abbiamo ciclopi, cerberi, arpie, minotauri, chimere e addirittura centauri. Non ho nemmeno finito, potrei menzionare circa un'altra decina di nemici diversi, che, se li colleghiamo al punto di prima, dove parlavamo della dotazione di armi di Kratos, viene ancora più facile capire quanto sia bello e vario il titolo. Dante's Inferno è invece un inferno dantesco reinterpretato. Dopo i racconti di Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, credo che la Divina Commedia sia uno dei testi che sin da bambino ho amato di più, soprattutto grazie ad una bravissima prof delle medie che per 3 anni ci fece studiare la Divina Commedia, facendo appassionare tutti in classe, nessuno escluso. Tuttora riconosco che è l'opera letteraria più importante di sempre. Quindi immaginate me che, rivedendo quell'inferno che avevo studiato, parafrasato in un videogioco, rimasi veramente contento, soprattutto per le bellissime storie che si celavano dietro ad ogni girone e i mostri che differenziavano l'ambientazione. Virgilio, unico alleato di Dante nell'incredibile viaggio, ci informava su tutto quello che dovevamo sapere del girone che attraversavamo, i peccatori conosciuti, la loro pena, mentre alcuni invece li sistemava a fine livello come boss. Che genialata! Mai dimenticherò la scena in cui Dante cavalca Flegias e si dirige alle porte dell'inferno dopo che Lucifero bacia Beatrice con un monologo del nostro protagonista che mi è rimasto impresso. E scusate, ma voglio farvelo ascoltare. E noi movemmo i piedi inter la terra, sicuri appresso le parole sante, e osservammo tal fortezza. Io vidi ad ogni mano una distesa di duolo e di tormento, e tristi sepolcri, accesi di fiamme sparse, proventi più di quanto possa renderli alcuna umana arte. E fuor ne uscivan sì duri e tristi lamenti, che ben parean strazi di miseri ed offesi. La longevità di Dante's Inferno si aggira sulle 8-9 ore di gioco, e onestamente ci possono pure stare per un hack and slash, mentre quella di God of War 3 balla tra le 12 e 13, anche se io ci misi di più a completarlo la prima volta, a causa degli enigmi ambientali che alle volte riuscivano a fregarmi, e difficilmente succede in giochi del genere. La rigiocabilità invece è quella, solo che God of War 3 può essere rigiocato con l'arsenale di Kratos, se prima si finisce la partita a livello di difficoltà cui lo si ricomincia. Come contenuti extra anche siamo lì. God of War ha infatti qualche skin nelle sfide aggiuntive, così come Dante's Inferno ha skin e la modalità I Tormenti di Santa Lucia, simili alle Porte dell'Inferno. Insomma, qui devo assolutamente assegnare un pari. Sì, ok, God of War ha quelle 3-4 ore aggiuntive, ma contenuti siamo lì, e onestamente anche a rigiocabilità. Come avrete capito, quindi vince God of War per storia e gameplay che gli danno ben 2 punti, e il mondo di gioco l'ho dovuto assegnare a Dante's Inferno perché sono legato alla Divina Commedia e tutta quell'ambientazione, quel che è stato Dante's Inferno, mi è rimasto cicatrizzato sulla pelle praticamente, sulla mia anima da gamer. Vi ringrazio di aver visto il video, noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, plus ultra!